Benvenuto! Prima di iniziare ti avverto di non provare a riparare da solo apparecchiature in alta o bassa tensione se non hai le dovute competenze. Come vedrai in questo video, anche una semplice luce di emergenza si può rivelare molto pericolosa. 2 anni fa ho comprato questa luce di emergenza economica per installarla in un punto della casa poco importante, ma dopo un annetto al primo blackout mi sono accorto che non funzionava più. Oggi proverò a ripararla insieme a voi. Collegando l'alimentazione, la spia di accensione non si accende. Accendendo la luce, i LED si illuminano e sembrano tutti funzionanti. Smontiamola e diamo uno sguardo dentro. Non promette niente di buono. Noto subito una cosa pericolosissima. Non c'è nessun trasformatore. Sul circuito è presente la tensione di rete. Ci sono 3 batterie al piombo da 4 volt messe in parallelo. Una di queste sembra esplosa e ha lasciato un segno di bruciatura sulla scocca. Le altre non sembrano danneggiate ma hanno i fili staccati dalla corrosione. Forse per questo non sono esplose. Leviamo di mezzo le batterie. Il circuito è molto danneggiato, diverse resistenze sono cotte e l'unico condensatore elettrolitico è gonfio. Questo circuito non mi piace assolutamente, non è isolato dalla rete, ha una cattiva gestione della carica delle batterie, un consumo eccessivo e non intendo ripararlo. Lo riaccendo, ma questa volta userò un trasformatore di isolamento con protezione. Il circuito fornisce ai LED 2,7 volt, ora lo posso eliminare. Smontiamo i LED per vedere il circuito. Ci sono 42 LED, tutti in parallelo. Non c'è nessuna sigla per poter risalire alle loro caratteristiche. Proviamo sperimentalmente a fornire 20 mA per LED. Alimento in corrente costante i LED. Partiamo con 840 mA totali. La tensione si abbassa a 4 V. Salgo con gli ampere fino ad arrivare a 4,3 V e ottengo un consumo di 1 A totale che sono 24 mA per LED. E la luce non è male. Potrei alimentare i LED direttamente con una batteria e non si dovrebbero bruciare. Proviamo a realizzare questo circuito. Userò un transistor PNP per accendere i LED quando andrà via la luce, non metterò nessuna resistenza in serie perché la tensione dovrebbe scendere a 3,5 volt e non dovrebbe danneggiare i LED, anche se non saranno molto luminosi. Fai attenzione, questo circuito non è adatto a riparare tutte le luci ma avrà adattato caso per caso. Ricicliamo l'interruttore e il connettore di rete.
Smonto il circuito di un vecchio carica batterie da cellulare. Le dimensioni sono perfette e ci fornirà i 5 volt di cui abbiamo bisogno. Collego l'alimentatore alla vecchia presa di rete. Tagliamo qualche supporto per adattarlo ai nuovi componenti. Thank you.
Colleghiamo l'uscita a 5 volt dell'alimentatore all'entrata del regolatore di carica. Al regolatore di carica collego la batteria passando prima dall'interruttore. Collego l'alimentazione facendo attenzione all'alimentatore perché ha componenti collegati alla rete, anche se sto usando un trasformatore di isolamento resta ugualmente pericoloso. Il regolatore indica che la batteria è in carica. Saldo il transistor e le due resistenze direttamente sopra i LED. Le due resistenze andranno calcolate a seconda del transistor che usi. Testiamo. Sembra funzionare tutto come previsto e le tensioni sono corrette. Blocchiamo tutti i componenti con della colla a caldo e richiudiamo. Test finale superato! E la luce e la durata è sufficiente per il posto in cui la userò.